una notte di Natale particolare a Fornovo con Don Matteo che ha presentato un'iniziativa nuova, una riscoperta di una zona particolare, quella che ci troviamo. Com'è nata questa idea, Don Matteo, e qual è il segnale del Natale che si vuol dare anche con questa iniziativa? La prima volta che ho visto questo luogo me ne sono innamorato, perché è un luogo molto bello, ma era pieno di cose vecchie, e ho sempre coltivato il desiderio di renderlo disponibile a tutti, come è accaduto questa notte. Allora abbiamo vuotato questa cantina, che è diventata una cripta, e l'abbiamo inaugurata in questa notte, perché il presepe non si deve solo guardare, ma lo si deve abitare, si deve entrare dentro. E così è stato, grazie all'aiuto, all'intuizione e anche un po' all'esecuzione di Luca e della sua squadra. Chiamo il microfono a Luca. Luca, abbiamo saputo che l'idea di questa iniziativa è in buona parte tua. Come ti è nata questa idea e quanto vi ha impegnato, quanto è stata impegnativa? Perché una sera eravamo qui in parrocchia a fare una riunione, essendo appassionato di sotterranei abbiamo dato un'occhiata, grazie al Don ci ha fatto dare un'occhiata a questi sotterranei che erano molto abbandonati e pieni di roba vecchia, e quindi ci ha lanciato l'idea di dire: cerchiamo di ripulirli e di fare un qualcosa di bello per il Natale. E poi c'era la ricorrenza che quest'anno c'era l'anniversario degli 800 anni dalla nascita del presepe, quindi la cosa è stata ancora più facile, quindi abbiamo cercato di ricreare proprio il presepe nella stalla come una volta, mantenendo quindi la tradizione del luogo e cercando di dargli una nuova veste. Il Don ha raccontato di una luce speciale nei tuoi occhi, un po' anche questa è la magia del Natale. Don e Luca, chi è che risponde? No, da dove è nata questa luce speciale? Sicuramente sarà magia del Natale, ma insomma siamo abituati a mantenere la parola su quello che diciamo, e quindi è una cosa importante. Però il nuovo parroco sta dando un impulso molto positivo al paese, quindi è giusto dare una mano e farci sentire come popolazione. E diciamo, senza questa mano non avremmo potuto farlo. E ho parlato di Luca, ma ci sono state anche tante altre persone che hanno contribuito, Giovanni con la parte del ferro e poi Luca con la parte dell'elettricità, Maria Luisa con la paglia e tante altre persone che non voglio citare perché me ne dimenticherei senz'altro qualcuna. Però è vero che la regia di tutto questo è stata di Luca, della sua famiglia, e a nome della comunità gli sono grato, perché questo luogo è stato reso disponibile grazie anche al suo entusiasmo. 800 anni di Natale che si festeggiano quest'anno, questo Natale, è ancora un messaggio attuale, il messaggio del presepe, oggi, nella società di oggi, sempre più lontana, un po' dalla religione al cristianesimo? Sì, è un messaggio che parla al cuore di tutti, credenti e non credenti, io ne sono profondamente convinto, la grande partecipazione di questa sera lo testimonia, ma anche il fatto che abbiamo chiesto alle famiglie della nostra scuola dell'infanzia, Don Tarasconi, di preparare in casa propria un presepe raccontando la pagina del Vangelo che narra la nascita di Gesù, e loro lo hanno fatto con passione, con entusiasmo, perché è un segno che parla al cuore di ciascuno, potrei dire credenti e non credenti. Pensavate un successo così grande con tutta questa gente a mezzanotte abbondante a Fornovo in centro? Bisogna essere sempre ambiziosi, e quindi è stato tutto bene. Complimenti. E auguri a tutti di buon Natale alle vostre famiglie. Le case in cui entra questo messaggio, vorrei che arrivasse anche un messaggio di pace e di serenità per tutti. Permettetemi in particolare, per chi in questo anno ha particolare bisogno di pace e di luce, arrivi a tutti attraverso la benedizione e l'augurio nostro. Buon Natale. Buon Natale.